Buongiorno, buongiorno da Batumi in Georgia. È una città di 150.000 abitanti, 160.000 abitanti. Sono arrivato 3-4 giorni fa e adesso vi porto a fare un giro in questa che è la seconda città della Georgia. Adesso siamo nella Piazza Europa e c'è questo edificio che ha davvero una forma stranissima, molto nord europeo, diciamo, e qui c'è un bar che mette sempre musica italiana. Andiamo a farci questa passeggiata. E qui siamo nel parco centrale di Batumi, con questo colonnato all'entrata e questa statua che mi piace molto. C'è questo aviatore con un aereo e un bambino che vuole giocare. Allora, ci facciamo una passeggiata in questo parco e poi di qua andiamo verso il lungomare. Ok, questa è l'entrata. Parco molto tranquillo, tra l'altro qui c'è anche un acquario e un dolfinarium e c'è anche lo zoo, cosa che a me non interessa molto. Andiamo di qua. Come potete notare io sono a maniche corte, è il 7 di dicembre e ci sono 22 gradi, quindi davvero una incredibile giornata di sole qui a Batumi in Georgia. Devo dire che però non è stato sempre così, perché ha piovuto i primi tre giorni in cui sono arrivato, diciamo che ha diluviato, e per la conformazione geografica di Batumi ho letto che è una delle, è la città più piovosa di tutta la Georgia. Guardate qui che bello questo laghetto al centro del parco con un albergo lì, se non mi sbaglio quello è il Marriott Hotel. Adesso ci facciamo un giro da questa parte qui, così faccio vedere il lago. E qui c'è una giostra. Un parco davvero molto bello, mi piace la calma di questo laghetto. E c'è anche gente in canoa con i pedalò. Adesso andiamo verso il lungomare. Vi faccio vedere un pochino l'architettura, gli alberghi che sono stati costruiti da quella parte, e davvero ci sono degli alberghi molto molto particolari. Uno lo potete vedere qua con questa forma ellittica. Avviciniamoci un pochino alla riva, ecco qua si può affittare la canoa. No. Guardate anche questo alto albergo in costruzione e lì c'è lo Sheraton. Siamo quasi arrivati dall'altra parte del lago. Batumi è considerata la Las Vegas del Mar Nero. Negli ultimi anni ha avuto questa crescita esponenziale e hanno costruito questi alberghi lussuosi e tantissimi casinò. Molti turchi, molti russi vengono da queste parti. Diciamo, in estate è pieno di gente perché c'è una costa abbastanza lunga, anche se a me non piace tanto perché non c'è sabbia ma ci sono sassi. E guardate che bello qui. Là ci sono i monti, guardate che bello, e siamo quasi arrivati sul lungomare, che è decisamente piacevole, c'è sempre molta gente,
in bicicletta, che corre, che passeggia. E ci sono anche delle giostre. Immagino che qui in estate sia davvero affollatissimo. Adesso andiamo da questa parte perché voglio farvi vedere un paio di alberghi con un'architettura un po' particolare. Giostre. Sono le 3:30 e fa davvero caldo. Fatto bene a uscire maniche corte. Qui ci sono dei pedalò motorizzati elettrici e come potete vedere la spiaggia è fatta di sassi. Questa è la spiaggia e questo di fronte a me è il Mar Nero. C'è gente vicino alla riva. Guardate, qui c'è una di quelle giostre che si usavano una volta in Italia, quelle con i seggiolini a catena, guardate, e funziona ancora, l'ho vista in questi giorni funzionare, la gente ci viene. Ok, ritorniamo sul lungomare. L'ideale sarebbe stare qui un paio di giorni, massimo 3, ok? Magari in estate è più bello perché ci si può fare il bagno, e c'è più divertimento, c'è più movimento, ma a me i posti di mare piacciono anche in inverno. Il mare d'inverno ha sempre il suo fascino. Un'altra caratteristica di questo viale, di questo boulevard, è che è costeggiato di palme. E questo è Sanremo. Chissà quanto costano i pedalò. Che dite, andiamo a fare un giro in pedalò? Magari chiediamo quanto costa. Qui ci sono anche i narghilè da fumare, shisha, o anche chiamati hookah. Guardate quanti tricicli, c'era scritto triciclo. Per farvi notare la temperatura, guardate, c'è gente in costume. Tra l'altro ho letto che Batumi si trova in un'area subtropicale, ok? È per quello probabilmente che abbiamo così tante palme. Ora voglio farvi vedere un palazzone incredibile con una architettura stranissima. Adesso ci avviciniamo, siamo un po' contro luce, ma credo che possiate vederlo. È davvero strano, con colonne e sopra queste case, questi appartamenti un po' fatiscenti. Adesso andiamo da questa parte, passiamo attraverso gli alberi, lo faccio vedere meglio. Passiamo di qua e vi faccio vedere questo edificio con, guardate, ci sono, lì ci sono delle bambole, stranissimo. Aspettate che ci zoomo sopra, guardate che strano. E poi questo colonnato, questa entrata, ed è fatiscente, cioè ci sono, credo che in alcuni appartamenti ci vivono, altri sono abbandonati, è un pochino in disuso. Lì c'è scritto in affitto for rent, guardate, un po' di gente ci vive, e qui c'è anche un cortile, sì, è abitato, è un'architettura davvero stranissima. Guardate che posto incredibile.
Chissà quanto costa un appartamento. E anche qui ci sono queste statue di ballerine. Immagino parecchi anni fa questo era probabilmente un edificio con appartamenti di lusso, è abbastanza vecchiotto ora. Ok, ritorniamo sul boulevard, vediamo che c'è da questa parte. E qui abbiamo un campetto un po' fatiscente anche questo. Teniamo presente che comunque è inverno, quindi è un po' abbandonato. Sì, è un campo da calcetto con le tribune. Guardate, vi faccio vedere ancora questo edificio da questa parte, è davvero enorme. E qui a fianco c'è invece un altro grattacielo, si chiama Courtyard. Anche qui edifici molto strani, con architetture strane. E sono tutti appartamenti, Guardate. Qui abbiamo un laghetto con una pagoda stile asiatico e questi grattacieli. Stiamo arrivando nel posto che volevo farvi vedere. Ah, che bella giornata! Allora, mi rimangono altri 2 giorni di permanenza qui a Batumi e poi prendo il treno e vado a Tbilisi, la capitale della Georgia, dove ci sarò un bel po' di tempo. Città è più grande, 1,5 milioni, 1,3 milioni persone. Vediamo che cosa mi riserva Tbilisi, poi cercherò di esplorare un pochino qualche altro paese, qualche altra zona della Georgia. Guardate qui che bello, è una piccola oasi. Siamo un po' lontani dal centro della città, guardate quante papere, gabbiani, uccelli marini. Qui altri appartamenti, architettura di tutti i tipi. E lì ci sono anche le montagne con la neve. Qui ci sono altre giostre. Questa è la giostra dei cigni, però sono tutte spente. Le ho viste funzionare durante il fine settimana, adesso non c'è tanta gente, quindi per non consumare elettricità probabilmente le tengono spente. E qui tiro a segno, classico. Qui ci sono le macchine da scontro, però è tutto chiuso. E questo è uno dei posti che volevo farvi vedere, è un ristorante che riprende il Partenone di Atene, è un ristorante caffè, guardate architettura davvero simile. Questo è un narghilè. Però la cosa divertente è che
dietro il Partenone ci hanno fatto un altro palazzo a forma di Colosseo. Lo vedete? Un attimo che zoom. E questo è il Colosseo. Colosseo di qua e Partenone di qua. Quindi si sono davvero sbizzarriti a creare queste architetture particolari, storiche. Qua si vede meglio. Ed è un ristorante, albergo anche questo. Ci avviciniamo. Ecco il Colosseo di Batumi. Se avessi un drone ve lo farei vedere meglio, però avete visto più o meno lo stile è quello. Avviciniamoci, vediamo un pochino se è un albergo, se è un ristorante. E questi sono appartamenti, o quanto mi piace il grandangolo dell'iPhone, iPhone 13 Pro, comprato per l'occasione per questo viaggio, e mi sta davvero piacendo. Vediamo cos'è. Ristorante è un albergo. Hotel Entrance. L'albergo, non lo so, Colosseo. Qui invece abbiamo un ristorante indiano. E questa è l'architettura del lungomare che si trova qui a Batumi. Guardate il Colosseo. Di qua si nota meglio. Allora, adesso ritorniamo indietro verso la città. Qui andavo verso la periferia, continua. C'è anche una zona dove si arriva vicino all'aeroporto e si possono vedere gli aerei decollare, atterrare davvero da vicino. E adesso torniamo indietro e vi faccio vedere l'inizio di questo boulevard. C'è un sacco di persone oggi sulla spiaggia, davvero tante rispetto agli altri giorni, proprio perché fa più caldo del solito. Ci avviciniamo un pochino, dai. Sabbia nera e sassi, e qui ci sono solo sassi. È un po' complicato camminarci. Immagino che in estate ci mettano un sacco di sedie a sdraio, ombrelloni. E gente anche che fa il bagno. Se avessi il costume, ragazzi, il bagno lo farei anche io. Sapete, no, che mi fa piacere immergermi nell'acqua fredda. Qua c'è anche un nome digitale. Eh? E poi dite che i nomi digitali non lavorano dalla spiaggia perché non si vede lo schermo. Infatti non si vedeva niente nello schermo. Vediamo un po' i ragazzini scazzottatori. Non male. E tu chi sei? Eh? Bello! Ehi! Ma quanto sei bello e dolce! Ciao! Pieno di cani qui a
a Batumi, questo edificio che sembra come una pagoda giapponese, fatto tutto in legno. Guardate che bello! Ed è una hall dove fanno dei concerti. Adesso lo vediamo di fronte. Davvero davvero bello. È particolare perché non ti aspetteresti una cosa del genere proprio nel centro della città. E mi piace davvero, è un'architettura davvero molto interessante. Guardate, tutto in legno, si sente della musica anche, forse stanno facendo delle prove. Infatti rock. Ed eccola qui, anche di fronte qui c'è un palco per concerti. Non è proprio uno stile giapponese, però richiama un pochino quelle forme. Qui abbiamo anche la foresta di bambù, quindi volevano ricreare qualcosa di giapponese. Guardate, c'è un'intera area con canne di bambù. Guardate che bello. E gli angeli pronti per accendere il Natale. Sono belli grandi. Ok, non so se si stanno muovendo adesso, le ho viste un paio di giorni fa muoversi e siccome si muovono molto molto lentamente, quasi movimento quasi impercettibile, di qua non si capisce se si stanno muovendo. Adesso vediamo, ci avviciniamo e vediamo che cosa succede. Qui siamo vicino al porto. Caffè Lavazza ovunque. Forse o le stanno accendendo o le stanno aggiustando. Vediamo un poco. Queste sono le due statue di Ali e Nino. Sono ferme. Sì. Vedo che ci stanno lavorando. Sono ferme, sì. Mi dispiace, raga. Volevo farvele vedere, ma purtroppo oggi lavoro in corso. Comunque sono gigantesche, sono molto belle. E qui siamo al porto con vari yacht e barche. La ruota si muove invece, piano ma si muove. Oh no, non è possibile. Guardate sta barca. Una barchetta che si chiama Blasco qui in Georgia. Non so se la barca sia di un italiano, però mi piace questo nome. Oggi facciamo il tour della mia stanza qui a Batumi. Ultimo giorno in questa città prima di andare a Tbilisi. Sono stato una settimana. Ieri ho interrotto le riprese perché ero stanco e stava tramontando, ma oggi vi porto a fare un giro nel centro storico e a vedere un mercato molto particolare. Intanto facciamo questo tour della stanza. Questa stanzetta, che è piccolina, però devo dire che ha un letto comodissimo e enorme.
ci ho speso soltanto 12 euro. 12 euro trovata su Booking.com. Guardate che bella, lì c'è il mio zainetto. Vi faccio vedere. Di qua c'è anche lo specchio. Ciao. Qua c'è anche il bagno. Guardate, tutto il necessario. E poi abbiamo anche un balcone che si affaccia sul centro storico della città. Siamo proprio in centro. Oggi è una bella giornata di sole, però c'è tantissimo vento. Guardate che bello. Ventosissimo, ragazzi. Vi porto a fare un giro qui in questa piazza e poi andiamo di là. Ok, siete pronti? Andiamo. Ok, siamo usciti dall'albergo, ve lo faccio vedere da fuori. È praticamente N16 Hotel e io ho dormito per una settimana in quella stanza, 12 euro a notte. Adesso ci facciamo un giro, logicamente per strada c'è meno vento, si sta molto meglio. E qui siamo proprio nel centro di Batumi, centro storico, con ristorantini, caffè. Vi voglio portare a vedere questo campanile che, se notate bene, ha un pochino lo stile del campanile di Piazza San Marco di Venezia. Ieri vi ho fatto vedere il Colosseo, il Partenone. E adesso vi faccio vedere Piazza San Marco. Eccola qua. Praticamente hanno ricostruito nello stile veneziano, ci hanno provato, e si chiama semplicemente Piazza. Ok. Costruita nel 2009, è costruita nello stile veneziano. Ok, guardate un po' che roba. Tanto io questi caffè, questi baretti li ho visti sempre vuoti in questi giorni. E questa è Piazza San Marco di Batumi con il campanile, ristorante Marco Polo, hotel Piazza e caffè La Brioche. Guardate questo mosaico qui al centro con pesci, non si capisce molto. Ci sono queste figure, probabilmente sono delle sirene, o comunque sono nel mare perché ci sono dei pesci. Andiamo da questa parte. Che ne pensate di Piazza San Marco qui a Batumi? Qui c'è anche il ristorante da Mimino, Georgian Restaurant. Non è italiano, è un ristorante georgiano che si chiama Mimino. Guardate questa casa qui con questa struttura e i balconi sono molto belli. Allora, vi volevo far vedere appunto da questa parte questo grattacielo che ha una ruota panoramica in cima. Quindi non solo si sale sopra per vedere il paesaggio, ma ci si fa anche il giro su quella ruota che comunque non ho mai visto girare, non mi sembra molto attiva. Questa è la scrittura georgiana, guardate, è davvero, mi ricorda un pochino quella della Birmania, vagamente, diciamo, è davvero incomprensibile. Quindi domani si va a Tbilisi, sono 5 ore e mezza di tragitto. I treni dovrebbero essere abbastanza moderni. Il biglietto, se non sbaglio, l'ho pagato 8 euro in seconda classe. Ventosissimo oggi, scusate ragazzi.
so che l'audio è importante, però non ci posso fare niente. Altri graffiti qua, guardate che bella, che bello il tetto di quel palazzo. Andiamo da questa parte, sento della musica, sono attratto dalla musica. C'è qualcuno che suona da quelle parti. Questo è un Irish pub. Guardate, questi balconi sono caratteristici appunto del centro storico. Ristorante indiano Khana Khazana. Guardate, qui accettano i bitcoin, che sarebbe crypto services. All right. Quindi probabilmente si possono ritirare, si possono vendere o comprare. Qui c'è un caffettino. Questa è la bandiera ucraina. Però non si capisce cosa c'è da mangiare, perché è scritto in ucraino o russo. Ok, è un artista di strada che suona davvero bene. E qui siamo in un'altra zona centrale, che è un viale alberato, pieno anche questo di ristoranti. Questo che si incavola, gli ha detto di abbassare il volume, vabbè, ok, negozietto di souvenir. Andiamo da questa parte. Ristoranti. Queste invece sono macchinette per fare la ricarica del telefono. E qualcos'altro, credo, anche magari pagare, non lo so, i biglietti dell'autobus, cos'è il genere. Raga, vi prometto, la prossima volta metto il dead cat, il gatto morto. L'ho comprato, ce l'ho per l'iPhone, ma davvero non ci ho pensato. Sinceramente è un po' ingombrante girare con questo peluscione sullo smartphone. Qua c'è una banca che si chiama Credo, My Credo, la banca Il Mio Credo. Ok, siamo quasi arrivati. Come potete vedere, la metà delle persone non ha mascherina. Non è obbligatorio metterla per strada, ma soltanto quando si entra nei locali. Attraversiamo, devo dire che il traffico non è molto human friendly, diciamo, bisogna stare un po' attenti, a volte si fermano ma diciamo raramente. Ok, siamo quasi arrivati e potete vedere già un'anteprima di quello che ci aspetta. Praticamente sigarette. Ecco qua quello che volevo farvi vedere. Ok, non si vede bene perché praticamente siamo arrivati in una giornata di vento. Dovevo venire un altro giorno. Praticamente vendono tabacco.
quando non c'è vento queste buste sono aperte, ci sono delle montagnette di tabacco, European tabacco, guardate, e lo vendono sia sfuso che in pacchetti. Vediamo se c'è qualche zona dove no, è chiuso, l'hanno chiuso tutto logicamente perché fa troppo vento, però guardate, se venite in una giornata non ventosa, qui sono tutte queste buste di tabacco aperte e potete venire con le cartine e farvi rollarvi una sigaretta, guardate, oppure le vendono così già pronte senza marca, tranquillo, guardate, tabacco sfuso praticamente. Qui abbiamo anche i contenitori per le sigarette. Peccato, mi dispiace, è oggi giornata, guardate quante sigarette qua. Ecco qua, qua si vede un po' di tabacco. Hello? How much? How much? Lari, ok. Pratica. Ok. Ok, lui ha detto 10, lui ha detto 8. 100 grammi sono più o meno 2 euro e mezzo, 3 euro. Ragazzi, 100 grammi di tabacco, 3 euro, se fumate. Thank you. Ecco, anche qua, guardate, però sono tutti chiusi. Vediamo se si calma il vento più tardi. Ci ripasso e ve lo faccio vedere. Qua girando l'angolo c'è un mini mercato di frutta, verdura e pesce anche, carrettini di simit, il pane turco. Ci sono molti turchi qua perché siamo a 16 km dal confine turco, da Sarpi, che è il confine, la dogana che ho attraversato. Qua invece vendono caffè sfuso anche qua, 16 lari, probabilmente 16 lari per 100 grammi sarebbero 4 euro, quasi 5 euro dovrebbero essere. Qui c'è una signora fioraia, non sorridono molto i georgiani finora, questa invece ha sorriso. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video, queste 48 ore in Batumi, anche se io ci sono stato una settimana, vi ho fatto vedere un po' di cose, avrei voluto farvela vedere meglio, però ha piovuto, soltanto gli ultimi 2-3 giorni è uscito il sole e oggi, come potete vedere, c'è stato tanto vento. Spero che questo formato di vlog vi stia piacendo, perché in futuro farò molti più video del genere, mi diverto di più. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!